Amici della Casa dei Castellù, bentornati. Nuovo video oggi per parlare di Cagliari Udinese 1-1, la partita che è stata ieri a Sardegna Arena, diciamo partita non proprio da ricordare per quello che è accaduto in campo. Il Cagliari l'ha chiamato a fare punti nelle ultime gare, soprattutto in casa, invece stanno arrivando una serie di pareggi che lasciano continuamente delusi, quello di ieri in particolar modo, perché l'Udinese secondo me è un avversario alla portata, era una di quelle partite che devi vincere, e invece la vittoria ormai resta distante nel tempo. L'ultima in campionato, quella contro la Sampdoria prima della pausa nazionale del focolaio Covid che è accaduto nel gruppo squadra Cagliari, l'ultima vittoria vera è stata poi sul campo stagionale, è stata quella invece contro il Verona in Coppa Italia, con un gol di Alberto Cerri. Io non voglio dire niente, perché li voglio bene, però l'altra volta che aveva segnato il Cagliari è rimasto 7 mesi senza vincere, non dico altro. Mischino. Allora, no, parlando invece della partita di ieri, volevamo concentrarci su, in particolar modo, questo cambio che vedete in grafica nella nostra copertina, al 63esimo, quando l'Udinese aveva appena pareggiato, con la mossa di Di Francesco di mettere Cipitelli al posto di Pavoletti. E lì per lì dici, questo è scemo. Tutti l'hanno pensato, tutti, cioè tutti. Ed è invece stato il cambio che dà la dimostrazione che il tifoso medio non capisce niente di calcio e non deve commentare. Esatto. E in più in generale, anche noi, che comunque abbiamo fatto corsi, qualcosa lo sappiamo, se tu non vedi la squadra 7 giorni su 7, non hai il polso della situazione, non sai le condizioni fisiche dei giocatori, non conosci certi aspetti che puoi soltanto sapere se vedi la squadra tutti i giorni, puoi soltanto commentare in modo superficiale. Di Francesco conosce la squadra, la vede tutti i giorni, e con questo cambio a sorpresa, che togli un appuntamento al difensore centrale nel momento in cui invece vuoi vincere la partita, sembrava, cioè, che se la volesse difendere. E invece con un nuovo assetto tattico, anche se forse è mancato avere un vero attaccante di riferimento lì davanti, perché hanno giocato João Pedro e Sotil coppia d'attacco, però il Cagliari ha tenuto poi molto meglio il campo ed è riuscito anche a rendersi più pericoloso. Poi è mancato il gol, però comunque non per forza mettere un difensore centrale al posto di un attaccante vuol dire coprirsi, e non per forza vuol dire mettere dentro tutti gli attaccanti come faceva Mourinho, vuol dire avere una squadra più offensiva. Esatto, però dunque aspetta, partiamo dalla parte semiseria. Ci sono stati degli studi che dicono che se tu hai pensato a Cipitelli punta, conduci una vita molto brutta. Quindi sta a voi di capire, cioè se avete pensato a Cipitelli punta, preoccupatevi. Non ho detto questo, cioè secondo me ha avuto senso questo cambio. E se guardiamo anche i dati del possesso palla, ad esempio, il Cagliari con un punto in meno ha avuto più possesso. È stata anche, sembra difficile da dire, ma non, no, è così, è anche un po' più pericolosa. Il fatto è che ovviamente se non hai una prima punta devi giocare in un determinato modo. E lì ci è mancato proprio davanti il fatto che magari Gio Pedro e Sotil non abbiano fatto chissà cosa, ma come si dice, il pensiero di Francesco era proprio che non ci fosse un punto di riferimento davanti per i difensori dell'Udinese, che per chi non lo sapesse, sono veramente assurdi quando devono difendere, perché l'Udinese è tipo l'ultima squadra per parate, qualcosa vorrà pur dire, però cioè, mancava proprio non tanto gli attaccanti Gio Pedro e Sotil che non sapevano segnare, quanto il fatto che non si riusciva a metterli nelle condizioni di segnare. Ho sentito anche, ma c'erano riserve, ragazzi, eccetto Carboni, e se vogliamo dirla tutta anche da Pavoletti, le riserve non c'erano. La squadra era quella tipo. Quindi cioè, anche Carboni, adesso nei commenti lo state un po' massacrando, però eccetto quando è entrato Lasagna, non è che ha fatto
così male. È stato bullizzato da Lasagna, questo sì. Infatti pensavo uscisse proprio lui per Cepitelli. Però non è che ha fatto tutto questo male. È stato bullizzato da Lasagna, è giusto dirlo. Però non è che adesso diventa uno scarsone. No, infatti, no. Alejandro dice, tutti i giovani di belle speranze che avevamo proprio Carboni devono tenerci. Secondo me Carboni è un giovane di belle speranze. Farà molto bene, però non dimentichiamoci che è un 2001 che deve avere la possibilità anche di sbagliare per crescere. Ieri ha sbagliato, come aveva sbagliato anche con Zenga. Piano piano però migliora, continua a migliorare perché gli aspetti, i limiti che aveva mostrato al suo esordio, ai suoi esordi in Serie A, nelle sue prime partite in Serie A, li ha limati, perché adesso non è più il difensore irruento. Ieri non mi ricordo contro chi, se contro De Lofeo o contro qualcun altro, ha tenuto benissimo l'uno contro uno. Magari l'anno scorso, nella scorsa stagione, non anche l'anno scorso, stiamo parlando di quest'estate, avrebbe cercato l'intervento commettendo fallo. È un giocatore che gli va concessa la possibilità di crescere e sbagliare. Poi, giocando a fianco a Godin, tutte le possibilità di questo mondo per continuare a crescere. Poi ieri, non lo neghiamo, ha fatto un errore anche abbastanza grave sul gol di Lasagna, però per caratteristiche diciamo che Lasagna è uno che può mettere in difficoltà i difensori dalle caratteristiche di Carboni. Poi estendiamo, c'è cioè la fantacalcio, aveva una media tipo 4,5-5, è la mia ultima punta, ogni volta lo metto ultima punta, cioè, per farvi capire ho giocato con destro titolare quest'ultima giornata, per farvi capire il livello degli altri attaccanti, però Lasagna proprio no, contro il Cagliari doveva resuscitare, giustamente. Esatto. E poi cioè, ritorniamo sul solito discorso, a quanti 2001 si dà la possibilità di giocare in Serie A? Esatto. Quindi cioè, già se vediamo, adesso non tocchiamo squadre come Inter, che non ne vedo sinceramente di quell'età. Oh, non tocchiamo neanche squadre come la Fiorentina che hanno bisogno di Ribéry e Caleglione, cose così. Ma anche l'Udinese, ad esempio, quali sono i giovani che Non ne ha ha? giocatori comunque fatti e finiti, c'è chi magari come De Paul che ha molta qualità, come Pereira che magari a un po' fine carriera è tornato, però ed è un giocatore comunque importante che in una squadra come l'Udinese sa stare in campo, fa quello che sa fare. De Lofeo, c'è Okaka che vabbè si è infortunato, che anche lui è un attaccante, non ha però giovani promettenti, un po' va contro forse la filosofia dell'Udinese che è abituata a prendere giovani talenti e poi rivenderli. Sta aspettando forse di vendere De Paul e Musso per rifare da quel punto di vista la squadra. Cioè, chi crede veramente nei giovani in Serie A è il Bologna che ogni tanto fa la partita della vita, poi sprofonda male. E ci sta, perché cioè, se punti sui giovani non puoi aspettarti che ti portino in finale di Champions così dal nulla. Anche l'italiano con lo Spezia ogni tanto punta sui giovani, ma è lì, 17° posto, quindi cioè, lasciamoli crescere, boh. Perché poi, adesso potrei fare un altro esempio, ieri. C'era il Napoli contro la Roma. Gattuso doveva recuperare il 2-0, si rompe lo Zano, si gira in panchina e vede Malcuì e Isai, o Yusai, come si dice. Cioè, possibile che non ci fosse un giovane del settore giovanile del Napoli da non poter schierare uno che sappia fare un dribbling, un doppio passo, qualcosa, niente. Sinceramente fare quella fine, cioè del Napoli che se tu giovanile non sai neanche cosa sia, anche no. No, il Cagliari ne ha giovani interessanti, Di Francesco gli sta dando fiducia, per esempio ha convocato quando non mancavano gli attaccanti, ha convocato Contini che anche lui è un giovane della primavera che secondo Di Francesco può fare bene l'esterno, la primavera faceva principalmente la seconda punta perché Canzi giocava col 4-3-1-2, però lo vede come esterno offensivo, comunque lo convoca, se mi mancano opzioni in attacco non adatto qualcuno, un centrocampista, un difensore, faccio giocare, mi porto il primavera e se mi serve lo faccio giocare. E Carboni in questo momento non è considerato un primavera, ma è considerato un giocatore a tutti gli effetti della prima squadra, un difensore nelle rotazioni che in questo momento Di Francesco punta più su di lui che su Pisacane. Non posso dire di Cepitelli perché Cepitelli comunque veniva da un lungo infortunio, è una situazione abbastanza particolare anche dal punto di vista contrattuale.
però Carboni è un giovane, la prima squadra e gli va dato tempo e fiducia. Detto questo, abbiamo già visto in grafica come si è schierato il Cagliari dopo l'ingresso di Cepitelli, è tornato Marina a fare il vertice basso e forse lì, oltre al fatto di non avere gli attaccanti, che c'è il solito problema, anche il motivo per cui Di Francesco ha dovuto accantonare il 4-3-3, in generale il centrocampo a 3, è il fatto di non avere un vero vertice basso. Infatti poi ha subito messo Riva per mettere Marin mezzala. Sì, Subito, vabbè, molto più in là però. Sì, sono passati... Quando è 85esimo. Sì, 87esimo mi sa. Quindi però cioè, si capiva che a Marin ancora come vertice basso sta soffrendo. Assolutamente. Quindi... Poi su Gio Pedro, quando gli si fa riprendere un po' il fiato, il fatto che si gioca ogni 3 giorni, adesso c'è mercoledì l'ultima partita con la Roma, dubito che Di Francesco gli conceda riposo. Sì, io sento queste cose, le sento anche per altre squadre, tipo Ibra per il Milan, Lukaku per l'Inter, Ronaldo per la Juve. Cioè, raga, questi giocatori, anche se passeggiano, servono, è inutile. cioè, dal nulla, tipo, qui non sto paragonando Gio Pedro con quei tre, però Ancora è molto più forte Gio Pedro. Gio Pedro, però, per il Cagliari è come se fosse, non dico Ibra per il Milan, ma quasi, eh. Quindi purtroppo quando c'è questi giocatori, anche se non stanno bene, servono, è così. E pochi allenatori riescono a farne a meno. Poi nel momento di difficoltà è comunque quello che ti può inventare il gol. Poi ieri era proprio visto che era in riserva e infatti l'ha anche levato. Sì. Però è uno di quei giocatori che dal momento, cioè dal nulla veramente può farti 89 minuti in Havaianas e poi tra quel minuto di lampo che prende e ti risolve la partita. Adesso sta mancando un po' quel Gio Pedro. Sì. Si poteva fare il discorso per Sottil, semmai, che non è che avesse fatto chissà quali sfracelli durante tutta la partita, però a livello tattico, nel senso, cioè, l'unico che ti salta all'uomo contro quella difesa che Mizzica non fa sfondarla, ci stava come ragionamento. Sì, però forse Simeone non stava benissimo, perché è entrato anche lui tardi. Comunque bisogna ricordare che è reduce dal Covid. Cosa diversa da Nandez, cioè anche lui è reduce dal Covid. No, Nandez è una cosa a parte. Boh. No, non si capisce, c'è da studiare veramente il suo fisico, perché è allucinante, ritorni dal Covid e sei fatto mezza partita con l'Inter, dove era un po' così, poi 90 minuti tranquillo, sereno, correndo a destra e a sinistra. Ecco, abbiamo visto che Pereiro è vivo, ecco. Questo sì. Sì, Pereiro è vivo, è entrato a posto di Gio Pedro, con la Roma l'anno scorso aveva segnato, unico gol con la maglia del Cagliari, quindi... Possibile, 10 minuti entra con la Roma. Roma che è un po' difficile da decifrare, sinceramente, perché vince una partita 5-1 e perde una 4-1. Così o segna molto, o perde di molto, o vince di molto. Poi, sempre per ieri, avrei messo Ceri dal primo minuto anziché Pavoletti, e poi sempre al posto di Pavo aver fatto entrare Simeone. Cosa che poi ha fatto, Cerri aveva giocato per 45 minuti a Parma dove non era stato brillantissimo, Pavoletti era rimasto 90 minuti in panchina, era giusto partire con lui titolare, secondo me. Sì, secondo me era sensata mettere il Pavoletti titolare. Cioè, è ovvio che punti a mettere Simeone, ma se Simeone evidentemente non sta bene, è Sì, Pavoletti sì, sì. il primo cambio. Cerri, lo sapete che io lo adoro, ma contro il Parma non è che abbia fatto chissà cosa, quindi era Sì, giusto dare l'opportunità a Pavoletti. assolutamente. Queste sono poi le nostre pagelle, come sempre ve le proponiamo, con voti, diciamo, normali. Mi ha dato Lico Giannis un po' di più, giusto per la punizione, che è diventato ormai Roberto Carlos Greco. Già. Comunque, aspetta, adesso che ho letto cranio, ieri ho visto interisti e romanisti in escandescenza.
guardavano prima il cranio, poi il muso e dicevano chi prendo, chi prendo, chi prendo. Cioè, era la partita dei portieri da comprare. Assolutamente sì, tra l'altro si continua a parlare di cranio all'Inter, è possibile operazione Nainggolan, ma io ho come l'impressione che non sarà cranio la chiave per Nainggolan. Perché devi vendere uno dei migliori portieri della Serie A per prendere uno che all'Inter non vede manco la panchina ormai? Comunque Cragno ieri ha fatto quello che doveva fare, nessun miracolo particolare, però a parte sul gol di Lasagna dove obiettivamente era difficile fare qualcosa, lì serviva forse davvero più che un miracolo, per il resto ha fatto una partita nei suoi livelli. Zappa sta migliorando, mi sembra, sulla fase difensiva, mancato forse lì davanti nella solita catena con Nandez, poi è stato anche alzato da quinto con l'ingresso di Cepitelli. Godin è tornato molto bene, direi. Sì. Carboni, l'abbiamo detto, su l'errore del gol di Lasagna. Lykoiannis, punizione magistrale. Rogge e Marin, 6. Gli è mancato forse qualcosa che potesse fare la differenza. Nandez, vabbè, solita partita dove corre destra e sinistra 6 e mezzo, male l'attacco, Gio Pedro l'abbiamo detto, Pavoletti lo stesso, Sottil un po' di più, ma sempre insufficiente, perché magari qualche spunto buono lì largo a sinistra l'ha dato, senza riuscire a sfondare. Cepitelli, unico dalla panchina col voto 6, è entrato alla fine, ha fatto il suo, anzi con il cambio modulo il Cagliari alla fine è riuscito anche a riprendere un attimino possesso del gioco e rendersi più pericoloso. Tutti senza voto invece Simeone, Oliva e Pereiro, che non hanno avuto abbastanza tempo per incidere. Di Francesco 5, e qua mi leggo anche una domanda di Emanuele che ci chiede: voi vedete un'evoluzione, un'involuzione nel gioco del Cagliari, che sta mancando forse quel salto che si era visto, intravisto in qualche partita, però non sta riuscendo a dare forse continuità a quello che vorrebbe vedere in campo? Secondo me sono un po' spampati tutto qui. Sì. Prima c'era, non dico entusiasmo, ma comunque si arrivava in porta. Poi soffrivamo da cani in difesa, però almeno cioè, riuscivamo a essere pericolosi davanti. Adesso, tolto la partita con l'Udinese, che ve l'ho già detto, l'Udinese ha una fase difensiva che è assurda. Però anche in altre partite si è sofferto in attacco. Hai ruotato tre attaccanti, è possibile che siano sempre gli attaccanti a essere scarsi e poco decisivi, vuol dire che ogni tanto non vengono messi nelle condizioni. Ragazzi, andiamo a vedere, Sotil se le praticamente giocate tutte, Nandez ci è mancato, Onas quante qualità ha fatto, Gio Pedro non ha mai avuto un cambio. Anche Rogge e Marin non hanno mai avuto un cambio perché in panchina comunque non è che possiamo contare su Modric e Kroos. Quindi sono un po' spompati così. Sì, non ha fatto moltissimo turnover in queste ultime, anche soprattutto quando stava giocando adesso gare ravvicinate. Un po' di turnover si è visto giusto in Coppa Italia, ma la Coppa Italia non è il campionato. Non ti puoi permettere di fare il turnover che ha fatto in Coppa Italia anche in campionato, nonostante comunque in Coppa, tipo Sotil si era fatto tutti i 90 minuti. Quindi Anche non. Godin c'è mancato, cioè. Sì. Nonostante magari non sia stato brillantissimo nelle prime partite, però ieri si è visto che con lui che è un giocatore importante. Poi andiamo qua, Trattativa, dai, qua c'è la ci sta. trattativa a cranio, dai. Ovviamente bisogna parlare come ogni video di Nainggolan, cioè, quando riusciamo a fare un video dove non parliamo di Nainggolan, non lo so cosa succede. Dunque, partiamo da Fra 07, dai, quello delle Perché 12 vende un giornate. giovane portiere per un centrocampista di 33 anni che non No. gioca? Aspetta, cioè, se è uno scambio alla pari è ovvio che no, assolutamente. Se ci danno i giusti soldi, ok. Anche se io, cioè, io spero l'abbiano proposta questa trattativa, nel senso,
Nainggolan con prestito biennale e ci metti anche l'obbligo, così sai che non ti voglio fregare. Così l'Inter ha il tempo di ammortizzare il costo del cartellino e si può anche abbassare il prezzo del cartellino. Esatto. Io spero l'abbiano proposta questa cosa, perché non ci voglio credere che ci sia un muro da entrambe le parti. Nel senso, l'Inter che dice no, dammi questi soldi, e il Cagliari che dice no, lo voglio a zero. Un po' sul Cagliari ho qualche dubbio, ma vabbè. Però, però cioè, tutti vogliono la stessa cosa, che si faccia, che si trovi un modo. Sì, poi tra l'altro è stato bocciato ufficialmente da Conte, perché ha Sì. detto non è sintonizzato con l'Inter, ormai è finita, non ha la testa all'Inter. Sappiamo tutti dove ha la testa la Gianni Golan, ve lo diciamo da mesi. Lui, secondo me, ci è rimasto molto male per non essere tornato già inizio stagione. Anche perché non stiamo parlando di un 23enne che ha tutta la carriera davanti a sé, stiamo parlando di uno che ha quasi detto basta col calcio che conta, mettiamola così, non ha voglia di farsi chissà cosa, trasferte in Europa, viaggi così, vuole stare qui a Cagliari, boh. Quindi, cioè, che si trovi una soluzione, perché davvero... Per il bene dell'Inter, per il bene del Cagliari e per il bene di Nainggolan. Assolutamente. Io spero che la chiudano così, nel senso prestito biennale di un anno e mezzo, se lo prendono a gennaio, e poi ci metti l'obbligo di riscatto, fissate la cifra, è finito lì. Nainggolan, 30 milioni per Cragno che resta in prestito fino a fine stagione. Poi prendiamo un portiere buono, puntiamo su Vicario. Dunque, ci sta, ma non sto sui 30 milioni. Mi sembrano un bel po', Allora, sinceramente. Se ci aggiungi Nainggolan, ovviamente. se danno 30 milioni, firmi. Se solo per No, Cragno, intendi? 30 milioni Nainggolan per Ah, sì, Cragno, chiaro, ma firmi dubito subito. che Come l'Inter lo 60 per paghi. Valuchievich, cioè della Travolta. Esatto. Ma dubito che l'Inter arrivi così a tanto, anche perché... Cioè, facciamo i più così noi e non lo possiamo fare loro. Alejandro ci chiede che l'anno scorso il centrocampo era il nostro reparto migliore, ora siamo ridotti all'osso. Cosa ne pensate? Allora, secondo me l'anno scorso il centrocampo del Cagliari era davvero uno dei migliori del campionato, perché mancava forse qualcosa dal punto di vista del regista, però avevi Nainggolan, avevi Rog, avevi Nandez, avevi Castro, avevi Iunita, Cigarini. Cigarini, come vertice basso ti mancava appunto qualcosa. Perché Cigarini e Oliva magari non erano all'altezza delle mezzali, però di questi è andato via Castro già a gennaio e lì secondo me si è perso un po', però Castro con la testa non era più a Cagliari, proprio perché giocava poco e lui voleva giocare. Ionita l'è dato via in estate perché non si è dimostrato comunque un giocatore con la testa in grado di doversi giocare il posto. Lui è uno che ha bisogno di giocare con continuità nel momento in cui deve giocarsi il posto, fatica. Infatti, è andato al Poi Benevento dove è titolare tranquillamente. Poi, vuole dire di Zenga? era scontato, era Sì, vabbè, vabbè, è il nostro cavallo di battaglia. Zenga che l'ha probabilmente ucciso mettendo a fare il quinto. E quindi alla fine, e poi Nainggolan anche finito il prestito. Quindi alla fine del super centrocampo che avevi l'anno scorso ti sono rimasti Rog e Nandez. Fine. Tutto qui. Siamo ridotti all'osso. Marin è stato un buon innesto. Si deve ancora abituare, deve ancora dimostrare di valere quei 10 milioni che sono stati investiti. Con un Nainggolan in più, non dico che il centrocampo a livello numerico sia all'altezza, perché comunque Caligara, che non è Castro e né Iunita per rendimento in Serie A, però già un centrocampo con Marin, Rog, Nandez e Nainggolan sarebbe un buon centrocampo. Sì. E Solo questi tre da soli sono un po' pochini. poi cioè, adesso vi faccio l'esempio del Sassuolo, va, mi viene il Sassuolo in testa. 2 anni fa, quando è arrivato De Zerbi, no, 3 anni fa, 3 stagioni fa, 3 Sì. stagioni fa,
tre stagioni fa, perché doveva venire al Cagliari, esatto. Tra l'altro ti vogliamo bene oggi, tra l'altro Maran, sì, cioè, piccola parentesi, ma anche tu, ma cosa te ne vai al Genoa, dai, chiusa parentesi, scusate genoani, ma lo sapete anche voi che com'è la situazione, ma vabbè, comunque, quando è arrivato De Zerbi a Sassuolo, gli hanno dato Locatelli, che era uno scarto più scarto possibile del Milan. Gli hanno dato, cioè aveva ancora Magnanelli, che quanti anni ha? Non lo 40, ma sempre lì. Poi hanno iniziato magari a prenderli Burabia, che Burabia, nel senso, uno non è che diceva il fenomeno, è uno che sa fare il suo. Poi hanno parlato Biang, poi hanno parlato Maximin Lopez, cioè negli anni ovviamente. Quindi se tu vuoi comunque crescere, creare qualcosa, ci sta a dover dire ok, aspettiamo Marin, aspettiamo di capire se può giocare magari come vertice basso, se non lo può fare, aspettiamo di capire se può fare un certo tipo di gioco. Quindi adesso faccio l'esempio di Locatelli, cioè è arrivato Locatelli, sembrava che dovesse essere lo scarto assoluto, e adesso lo vogliono tante big, in nazionale a momenti, cioè si gioca il posto con Verratti, che scusate se è il titolare del PSG, quindi cioè, un po' di calma, tranquilli, se gli danno fiducia a Di Francesco, si può fare qualcosa di serio. Infatti. Se poi, ovviamente, se si perdono dopo tre partite, tutte e tre perse, iniziano gli scrivere cose così, ok, ciao, non si può creare nulla, esattamente come succede in altre società. Quindi, boh. Adesso, sempre parlando del Genoa, cioè, ti rendi conto che hai Scamacca e stai rischiando di perderlo? Cioè, quindi spero che la società del Cagliari sia un po' più seria e intelligente. Sì, bisogna, come scrive Marco, sono d'accordo, bisogna avere pazienza per questa stagione, abbiamo giocatori nuovi, soprattutto un mister nuovo, che secondo me Di Francesco non è un allenatore importante, l'abbiamo sempre detto, poi ci sta a criticarlo perché sbaglia, come sbagliano tutti. Però partire da lui per fare un nuovo progetto sarebbe sicuramente una cosa importante per il Cagliari, piano piano dargli la squadra che vuole. Non può arrivare e fare tutto da subito. Anche lui è stato intelligente, lui voleva fare il 4-3-3, ha capito che di Joao Pedro non poteva fare l'ala e ha cambiato. Però magari piano piano gli si danno i giocatori per fare quello che vuole lui. Però è un percorso lungo. Spero diventi un percorso lungo e non l'ennesimo finto progetto di questa dirigenza. Sì. E poi c'è anche l'hashtag di Francesco. Comunque, potevano tranquillamente prendere un allenatore un po' più vecchiotto e dire: ok, basta che ti salvi e siamo a posto. Oppure potevano magari rischiare anche un po' di più con un nuovo allenatore, cioè in Serie A c'è Pirlo italiano, ad esempio. Nuovo allenatore intendo un giovane senza esperienza. Però ci hanno puntato su sia un giovane, perché Di Francesco non è che ha 60 anni, e sia uno che ha anche esperienza. E sinceramente, nelle condizioni in cui è il Cagliari, nelle condizioni in cui era Di Francesco qualche anno fa, che si giocava una semifinale di Champions, è andata benissimo al Cagliari, quindi lasciamolo un po' in pace. Poi, quello in commento di Nicola Piredda, ok che non vinciamo da 50 giorni, ok. Però, cioè, questi progetti, se c'è un progetto serio davvero, non puntano a dire ok, dobbiamo vincere ogni 20 giorni, punta più sul lungo termine. E un po' questo mi spaventa del Cagliari, nel senso, non so se sono pronti per fare una cosa del genere. Però, cioè, tanto, la stagione del Cagliari, qual è? Arrivare in Europa? Adesso siamo tredicesimi a 3 punti da decimo posto, non mi sembra Sì, la classifica alla fine è tranquilla, non è che Sì. rischi di essere in zone basse. Capisco che dopo l'anno scorso tu hai davvero sognato di toccare con mano l'Europa. Questa può essere una stagione deludente, 50 giorni senza vincere sono molti, però ci sono state partite come quelle con la Juve e con l'Inter che sulla carta sono veramente impossibili e altre come quella di ieri che dovevi vincere, ma fa tutto parte di un percorso, cioè per me parlare di esonero di Francesco non ha proprio senso. Parlerei magari più che altro di una società che non ha allestito forse una rosa
all'altezza per quelle che magari sono le aspettative dei tifosi. Quel discorso lo potessi fare per un Torino, ad esempio, che si ritrova a dover dare fiducia a un allenatore quando i risultati mancano. E lì lo capirei, anche se, anche per il discorso del Torino, massacrano Giampaolo, un po' ingiustamente, ma vabbè. Però, cioè, il Cagliari è davvero tredicesimo, a 3 punti dal 10° posto. Se volete l'Europa, sappiate che ci sono Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli, Atalanta, Lazio e Sassuolo e Verona, che non sottovaluterei. Sono già 9 squadre, cioè. Quindi... Ma la colpa non è di Vifra, giustamente. No, assolutamente no. Io parlerei magari più che altro di dirigenza, che infatti siamo tornati indietro nel mercato del Cagliari, mi ha dato un voto basso, perché non è stato un mercato all'altezza. Qui già il fatto che abbia capito, cioè che non ci voleva la scienza a capirlo, ma già il fatto che abbia cambiato il modulo pur di non mettere Gio Pedro Ala, per me il top. Cioè, sì, sì, assolutamente. Un allenatore veramente serio. Poi il gioco fa fatica a decollare, però è anche difficile vedere il gioco decollare quando hai avuto diverse assenze, poi ti tornano piano piano i giocatori dal Covid e devi giocare nei 3 giorni. Adesso giochiamo con la Roma, poi ci sarà un breve periodo di pausa in cui il Cagliari potrà sicuramente riprendere forze e energie e riprendere l'anno nuovo con un piglio diverso, mettendoci alle spalle quest'anno del centenario, che è stato terribile in tutti i sensi per il Cagliari, perché a 100 anni devono essere quelli dell'Europa, dello nuovo stadio. Lasciamo perdere. Cepitelli ruberà il posto a Valukevic? No. No? Mi auguro di no, assolutamente. No. Assolutamente no. Poi Roberto Piso che dice che bisogna curare il Toro, così facciamo la spesa l'anno prossimo. Anche il Toro, anche se retrocede, penso sia bottega cara. Sì, ma poi cioè, alla fine, se guardiamo le altre squadre che potrebbero retrocedere, in molte squadre c'è da comunque fare la spesa. Quindi Toro, cioè, Genoa e Fiorentina. La Fiorentina, vabbè, se sottile. a parte sottile, però non dico Castrovilli, perché quello è già uno che costa, però cioè già a centrocampo non ci sputerei su un Duncan, ad esempio. No Milenkovic no, ovviamente non fa prenderlo, però anche in difesa Lirola, se proprio devi darvi a Zappa, ce n'è di giocatori. Ma io direi anche Biraghi, che lui è un po' anzianotto, però non lo so se riuscirebbe a comprarlo il Cagliari. Però ci sarebbe, con tutto che l'italiano sta facendo Roberto Carlos, però lasciamo perdere. Avete sentito il terzino americano che la Juve vuole parcheggiare? Questo mi manca. Brian Rodriguez, peccato che non abbiamo slot extracomunitari. Vabbè, gli fanno fare un esame all'Università di Perugia. ma Brian non penso sia scritto così. Giuratemi che... Dimmi che è scritto male. Dopo perché... Maicon Douglas, guarda. Brian Rodriguez. Io non lo conosco. No, è scritto Brian, ok. Okay. No, Brian con la I addirittura, senza la I. Brian con la I. No, però questo è un attaccante, non è un terzino. Non so se è lo stesso. Ah, no, allora no, ok. Chi è? No, comunque mai sentito. Ah, è nel mirino, prima offerta, allo 3 ottobre. Gianluca sì, si scrive Brian così, scritto così. Balord. Del Nicaragua. Guarda, Nicaragua giocano a calcio. Brian Reynolds. Ah, Reynolds, ok. Ah, ok, ho capito allora. Oh, Brian Reynolds, no, mi manca. Reynolds, sì, con la S finale. Ah, ok. Ed è Brian, ok. No, Brian. Brian è scritto così. Aspetta. Perché ci segnalano che esiste davvero il... un amico di Carlo. No, è scritto B, Bari, Roma, Y, non mi viene niente. A... Napoli. Brian Reynolds, ok, trovato. Brian scritto normale, come si deve scrivere? Ok, è un americano, cioè, texano. 19 anni. I Dallas. Ok.
Nato come la destra, fa il terzino, non ho ogni idea del livello del calcio statunitense, non ne ho proprio idea. Un altro uruguaggio della Fiorentina, Cassere. Anche a Cassere sono a Togo. Difensori centrali ne abbiamo a manetta. però Cassere sì, è che sta arrivando gennaio, e gennaio per Cassere è quel periodo in cui si toglie la maglietta e mette quella della Juventus, che mi sembra che ci è andato 3 volte a gennaio la Juventus. Quindi non so se glielo perdonino stavolta. No, però cioè, Cassere ovviamente se non hai Godin, per avere Godin e Cassers così vuol dire che punti all'Europa almeno, cioè. Sì, ingaggi pesanti. Allora, direi di chiudere con questa domanda di Alejandro. Appena usciti dalla Champions ho visto alcuni tiristi sul tubo che volevano Zenga al posto di Conte. Voi ce l'avreste visto Zenga all'Inter? Io sì, tantissimo. Auguro all'Inter di avere Zenga e panchina dopo che non ci hanno dato Nainggolan, però poi prendete Zenga, vedrete come volate. No, veramente. Sto immaginando Vidal A fare il quinto. terzino. Sì, dunque vediamo un po'. Vidal terzino, poi così dal nulla fa fuori Skriniar e prende un giocatore dalla primavera. Però l'anima interista lui è quello. No, ma intanto leggo, c'è qualcuno che lo cerca apposta allo screen e dice: dai, ti voglio all'Inter, ma c'è io veramente. Ma l'avete seguito? Cioè. Ha battuto la Juve, però. ma cioè. Io capisco essere interisti. No, io non lo capisco. Boh, cioè. È come se. Boh, un esempio. Vediamo un po'. Come. Cioè. Così il Napoli dice: io prendiamo Ferrara. Cioè. Ciro Ferrara. Sì, cioè. Cioè, l'avete seguito un minimo per poter dire una cosa del genere. Vabbè. No, non so cosa dire. No, vabbè, come un tipo sai Cagliari che dice, dai, mister Zola viene ad allenare il Cagliari. L'abbiamo già visto. Un Lopez, non lo so così. No, basta, anche quello basta. Ma vi ricordate gli schemi del calcio d'angolo di Zenga? Stiamo per prendere un contropiede a Bologna, schema del Anche se c'è chi ha calcio d'angolo. fatto meglio, il Manchester United in Europa League, non so se l'avete visto, ma erano tipo tutti, erano tipo i 9 in area di rigore, 2 fuori dall'area, ripartenza degli avversari, gol che si sono ritrovati da soli contro il portiere, Bello, bellissimo. bello, bello, vabbè, poi c'è stato il gol di Lukaku preso dal Cagliari, settimana scorsa non dovremmo parlare, ma lì era una situazione particolare con Cragno a saltare. No, quello era accaduto tipo boh, dopo 15 minuti, cioè, Sì, a no, caso. allucinante. Poi vabbè, Cavani al posto di Pavoletti o Cerri, se vuole abbassarsi l'ingaggio e fare anche lui tipo Godin, l'uruguaggio che viene in Sardegna. Ma se lo devo abbassare di molto, No, prenderà. Secondo me sui 7 milioni li prende lo United. Cavani costa come la Floor Seed a livello di ingaggio. No, Ma gli assolutamente. vende l'azienda Giulini proprio per la Cagliari. Togliersi Scilato. No, non fa. E poi abbiamo un altro attaccante da valorizzare, quindi che ha appena rinnovato. Dai, Cerri, aspettiamo un altro tuo gol per festeggiare altri 7 mesi senza vittoria. Va bene, dai, ci salutiamo per oggi. Direi che è tutto per riguardo Cagliari Udinese e in generale la situazione Cagliari, che giocherà nuovamente mercoledì nell'ultimo turno di questo 2020 contro la Roma. Vedremo se ne parleremo, perché poi ci sono le festività di Natale, però dobbiamo stare in casa in realtà, quindi vediamo. Devo ancora fare lo speciale sull'arrivo in teoria. Cioè, è vero, ci sarà tempo per quello, ragazzi. Ve lo promettiamo, vi promettiamo nuovi contenuti sul canale. Continuate a seguirci su YouTube, seguiteci su Instagram e anche su Twitch, che magari anche lì torneremo a fare presto qualche live. Un saluto a tutti. Ciao.